passiamo. A un artista io sono di parte, mi rendo conto, ma prima di iniziare questa collaborazione con Arte TV ho fondato un progetto, si chiama Progetto Artena, un progetto artistico nel quale appunto vivo da circa 10 anni. Bene, ho avuto modo di prendere contatto con un artista che ancora oggi, a distanza di 10 anni, trovo di un'attualità, di una bellezza che mi lascia senza fiato. Mauro Capelli. Allora, Mauro Capelli chi è? Mauro Capelli è un pittore bergamasco. Un pittore bergamasco di 53 anni. Non so come mai ci sono dei luoghi probabilmente deputati all'arte. Bergamo è uno di questi luoghi, perché Bergamo credo che sia una delle città d'Italia che più di ogni altra ha avuto questa genia di artisti. Non so, vogliamo ricordare il Lotto, vogliamo ricordare il Caravaggio, vogliamo ricordare Baschenis, Palma, scusate, vogliamo ricordare Manzù, Longaretti in tempi più recenti. Bene, Mauro Capelli è l'ultimo di una lunghissima serie di artisti che hanno fatto fortuna, hanno trovato fortuna partendo proprio dalla loro città natale, da Bergamo. Capelli ancora risiede in provincia di Bergamo, per la precisione Capelli è di Ubiale Clanezzo, un paese appunto della Valle Imagna. È un paese dove, oltre a sviluppare queste doti artistiche, lui ha sviluppato le doti manuali con pochi pari. Infatti, se voi vedete questi lavori, partendo per esempio dalla numero 7, voi vedete un lavoro tecnico che è veramente senza pari, perché qui, signori, non state vedendo il solito pittore materico. Questo, attenzione, non etichettatela subito come pittura materica, come spatolatura. No, qui c'è un lavoro di anni, un lavoro che è durato anni prima di arrivare a creare quella miscela di materiali, tale da diventare il supporto poi della sua pittura. Buongiorno a tutti, l'avevo promesso e sono a mantenere l'impegno preso. Qualche mese fa la persona accanto a me ha tenuto una mostra di sue creazioni al centro San Bartolomeo di Bergamo, quello dei Domenicani, in pieno centro sul sentierone. La persona che vedete accanto a me si chiama Capelli Mauro, è un artista che io non conoscevo, cioè che lo conosco da una barca di tempo, è anche un amico, però che fosse di così alto livello non lo sapevo. E allora mi era venuta la curiosità di conoscere il suo percorso artistico e il suo futuro, diciamo così. E il conoscerlo vuol dire intervistarlo per conoscerne la carriera. E oltre alla presentazione, la prima cosa che gli dico: cosa ti ha avvicinato al mondo dell'arte? Diciamo che, tornando indietro, molto indietro, alle medie sapevo che mi è sempre piaciuto dipingere e sapevo che potevo arrivare a fare qualcosa, perché i miei amici, quando non riuscivano in qualche disegno, in qualche colore o abbinamento, mi chiedevano sempre a me se potevo dargli una mano. Da lì, dopo ho smesso, dopo le medie, c'è stato il lavoro, c'è stata la casa, c'è stata la famiglia, c'è stato tutto. Dopo, verso 30 anni, per una scommessa che ho fatto con una persona, mi piaceva ancora dipingere, e trovare qualcuno che mi insegnasse a dipingere. E ho trovato nel pittore Benaia Cesare un amico, un maestro e un professore nel suo genere, perché era più avanti di tutti gli altri come pittura, mentre gli altri che ho conosciuto facevano le casine, montagne e paesaggi, lui era già più avanti. Allora ho detto: questo qua è una persona che vorrei conoscere, imparare da lui, perché già può insegnarti cose più in là, non solo il paesaggino. Sono stato giù 2 o 3 anni con lui, c'era il maestro Alessandro Verdi, maestro del disegno, e lui si andava con lui, invece con Benaglio si andava tutte le domeniche a dipingere a Val Brembo, nella Maresana, in Paladina, si andava nei boschi, si andava nei paesaggi, e da lì ho cominciato a dipingere.
E dopo un paio di anni mi fa: vai con quei due giovani qua a fare delle temporanee, dei concorsi, così impari a vedere come dipingono anche gli altri. La mia fortuna è che questi qua dopo un periodo hanno smesso di andare a fare le temporanee, però io ero cominciato a iniziare, già arrivavano i concorsi al mio indirizzo. È stata una fortuna perché c'era dentro un pittore, specialmente uno di loro due, che mi piaceva tanto come disegnava, come dipingeva, e stavo copiando. Invece questi qua hanno smesso, allora io sono partito a fare tutto di testa mia. Dopo un periodo di tempo che ero a fare i concorsi, ho visto che non riuscivo a entrare nei premi, perché c'erano dei premi, anche dei denari su quei concorsi qua. E una volta ero su a Chiavenna e sono tornato giù perché mi avevano scartato il quadro, ma perché io dipingevo ancora come Benaglia nello studio, facevo giù delle cose che mi avevano insegnato, invece era tutto un altro metodo. Nel venire a casa ho trovato fuori un impresario che mi ho chiesto se c'era qualcosa di diverso dalla pittura ad armi, e quell'impresario qua, dato che facevo giù le facciate delle case, aveva lì in gergo si chiama plasticone, è un composto di cemento, calce, e quando ho visto che c'era dentro anche l'acrilico, ho detto perché no, non provarlo, e ho cominciato a dipingere con l'acrilico. Sono stato nello studio una quindicina di giorni perché con il materiale che avevo, io ero abituato con i pennellini piccoli, pennellini grandi, però con le spatole non ho mai adoperato, e lì per far stare sulla tela il plasticone ho dovuto prendere le spatole, ma quelle piccole non ci stavano ancora, allora ho cominciato a ingrandire le spatole fino a che sono arrivato a un punto che ho trovato un metodo che poteva venirmi buono. E l'occasione, ormai era finito tutti i concorsi, c'era stato solo un concorso, un paio di concorsi, uno su Oltre Colle e uno verso Como. Oltre Colle, quando sono andato su con quella tecnica che uso, con quel plasticone qua, mi hanno segnalato nei primi 40, nei primi 10 su 40. E con l'altro invece ho preso proprio un primo premio a Mariano Comense, era 1.000.000 lire. E quando sono andato a ritirare sentivo gli altri pittori e diceva: ma questo qua non è buono a dipingere, ha preso il primo premio. Ma avevano ragione, perché io stavo ancora imparando a dipingere. Da lì ho cominciato a lavorare con quella tecnica qua, sono arrivato a vincere parecchi premi, ho cominciato a fare un primo catalogo, ho cominciato ad andare nelle gallerie e ho mollato i concorsi e sono andato avanti con le gallerie. Dopo piano piano mi sono entrati gallerie, mercanti, anche esteri, Germania, Francia. Dal punto di vista pittorico, tu nasci come paesaggista, con il pennellino d'acqua del genere, sì. E poi io avendo visto la tua ultima mostra, arte astratta, sì. Il percorso, cioè non è che passi direttamente dal paesaggista all'arte astratta. No, io ho fatto anni e anni paesaggi, anche perché quando ho cominciato io dipingevano tutti sul grigio, grigio verde, grigio scuro, però io sentivo dentro i colori, cioè io sono coloristica. L'ho visto la tua mostra, cioè, nei quadri c'è sempre, in ogni quadro c'è il predominio di un colore. E quindi mi sono detto, appena che imparo un po' a dipingere, non farò il grigio di sicuro, ma cerco i colori, infatti anche quelli, è la mia prerogativa. E anche i colori forti, colori, i rossi, i blu. Sì, perché c'è stato il francese quando è venuto qua, ecco, anche diciamo che anche coi mercanti mi ha aiutato tantissimo andare avanti, fare i passi più grandi della gamba, come si dice, perché quando arrivava uno mi diceva: guarda, mi piacevano il mio materiale, la mia tecnica e tutto, ma vedevano che non ero ancora al massimo, e mi insegnava, ha detto: va, noi là in Francia ci occorrono i colori più forti. Se arrivavo giù col tedesco mi diceva: sono troppo forti. Allora lì ho imparato, ho trovato una strada tra il forte e il meno forte. Cioè che uno poi che conosce la storia dell'arte si è catapultata la cosa, perché i colori francesi nella storia dell'arte erano quelli tenui, i colori fiamminghi tedeschi erano quelli forti. Nel XX secolo dopo c'era, si è rivolta a te. È vero, no, dopo c'erano i svedesi, perché io ho trovato tramite internet allora una galleria di Bergamo, mi ha detto: guarda che c'è quel signore qua che piace la tua pittura, vorrebbe dei quadri. Gli altri pittori, hanno chiesto anche altri pittori, ma avevano paura a mandarli, perché mandarli in Svezia dopo non sapevano se tornassi, cioè il traffico tornasse. Se io ho preso la palla a volo
e sono, li ho portati su, è andato benissimo. La tua prima mostra dove è stata? A qua, nelle scuole qua a Clanezzo, la prima mostra che ho fatto. C'è la prima mostra, diciamo, di un certo livello importante? No, no, la prima mostra proprio quando ho cominciato è stato lì. Sì. Dopo la prima mostra che ho fatto... Diciamo da professionista. Da professionista, adesso non mi dici, ne ho fatte tante anche prima, belle. Da professionista, allora, una, diciamo che la Galleria Pezzoli è stata quella che mi ha aiutato tanto. La Pezzoli Clusone. Ah. E lì è quella che mi ha aiutato tanto. Dopo però quella che mi ha lanciato a un certo livello è stata da Giorgio Gelfi a Verona. Poi ho saputo che hai fatto esposizioni e mostre in mezzo Europa. Ti stavo dicendo, avendo mercanti un po'... L'ultima l'ho fatto settimana scorsa. In Belgio? No, mese scorso in Belgio. In una casa privata, insieme a un mio amico. Lei aveva messo di fare la gallerista. E però aveva tanti clienti e è andata benissimo anche lì, qualcosa si è riuscito a vendere. Così per curiosità, quanti quadri riesci a fare in un anno o in un mese? Adesso sono diventato un po' lento, diciamo che non ci guardo, perché dipende, un quadro può essere veloce, cioè con la mia tecnica, con il nuovo lavoro che sto facendo, è veloce farli, non dico che ci sto lì delle settimane a farli, quando vedo il risultato, adesso c'è un altro occhio, che prima magari dovevo fare tanti, seguire tante cose o non ero mai sicuro, adesso invece sono un po' più sicuro e diciamo che quando un quadro vedo che è buono, magari anche un giorno no, ma dico una settimana lo puoi fare un quadro, benissimo, anche perché quando fai grosso, quando ce l'hai lì, dopo lo correggi, stai lì a guardi e tutto, e magari dura anche una settimana, però il grosso in un giorno, due giorni lo fai. Però non quantifico mai, quando uno quadro mi piace deve darmi qualcosa, se non mi dà qualcosa può stare lì anche un mese a farlo. Mi dicevi l'altra una volta che ci siamo visti che ultimamente sei molto incuriosito per le tue opere delle storie bibliche. Sì. Portare la Bibbia nell'arte astratta. Sì. Mi dicevi tu che hai trovato i domenicani perché che hanno capito magari questo tipo di arte, ma è difficile portare una cosa proprio classica dell'arte, l'arte della Bibbia nell'astratto. Mm. Come ci riesci? Allora, l'idea era quella, come hai detto te, di fare qualcosa leggendo la Bibbia, perché stavo facendo l'astratto. Come ci riesco? Io penso di essere riuscito. Cioè, in sostanza, un artista che parla del suo essere è impossibile, non ci riusci, nessuno ci riuscirebbe. Ho fatto una domanda stupida, cioè spiegare come un artista si esprime, non ci riesce neanche l'artista stesso. Ho avuto quel metodo qua, avevo qua una Bibbia che era figurativa, e ha fatto i passaggi, quelli più importanti, diciamo, no? Tutto il figlio del questa qua, dopo, allora l'idea era partita, allora c'avevo già qua un quadro che mi diceva che potevo andare avanti, perché ho fatto dei quadri 12, allora dopo ho preso il numero cioè, ho dato un numero di fare quadri, no? Fare 5, 6, 7, sì, e sì. Ci ho preso anche un numero, diciamo 12, come le 12 tribù di Israele, e ho fatto 12 quadri grandi da 2 metri per 1 metro 80. Leggendo, sceglievo, allora lì c'era Nuovo e Vecchio Testamento, ho fatto 6 sul Nuovo e 6 sul Vecchio Testamento, allora lì, e mentre andavo avanti, leggendo, avevo qua il notes con i pastelli, facevo degli schizzi più o meno per trovare, per vedere dove potevo, su quale argomento fare il quadro. E ne avevo scelti 6 e sono andato avanti, perché anche al momento magari quando vedi un quadro astratto non ti dice niente. Se tu gli dai un titolo con 2 parole devi far capire alla gente cosa volevi interpretare, come l'ha interpretato quel passaggio lì. Difatti quando sono venuto giù a vedere la tua mostra a Bergamo c'era il titolo dell'opera, cioè il versetto biblico che corrispondeva, sì, all'opera, e sui 12 quadri, perché anche in quel caso erano 12, sì, 12 quadri. Sulla maggior parte l'ho capito, ce ne sono stati un paio che anche io, che una preparazione piccola mia artistica ce l'ho,
sono rimasto un po' titubante anch'io, perché l'arte astratta non è molto facile da capire, cioè, per la massa, per la... se non è, non è uno che è dentro nel... O se non hai una base di tuo, se hai una base di tuo puoi anche capirla, perché quando abbiamo mai fatto un po' da cicerone alla tua mostra, le cose... Dopo riuscivi, è lì, è bello. Se un ragazzo volesse fare una carriera come la tua, gliela consiglieresti oppure no? Io ti dico una cosa, io sono professionista dal 2002, quindi sono 20 anni che lo faccio, ho la famiglia, adesso sono ormai sono adulti, due ragazzi, ho cominciato che la bambina aveva 7 anni, quando ho cominciato a dipingere, ma non, non da professionista, diciamo. Devi fare, allora, devi trovare anche, allora io ho avuto il coraggio di mollare un lavoro che ero come facevo il capo officina di 20 persone, sapendo però anche lì, se fai da professionista non so quanti quanti ne riescono, perché ce ne sono tanti, cioè, e anche bravi. Diciamo, tu quando hai iniziato hai avuto la fortuna anche di trovare dei mecenati che ti hanno aiutato. No. Al giorno d'oggi, se un ragazzo, visto che tu conosci il tuo ambiente, se un ragazzo volesse incominciare, ci sono ancora dei mecenati che possono aiutare? Sì. Oppure... Ce ne sono sempre le occasioni da provare, specialmente se il ragazzo... Cioè non è che può, perché è venuto un quadro, come ho visto tanti, vendere un quadro, molla il lavoro per andare avanti sulla pittura perché è venuto un quadro. Lì no, lì è tutto sbagliato. Devi fare una strada e piano piano, avendo le palle già coperte da un lavoro, non è che cominci a fare il professionista senza aver niente dietro. Io facevo 10 ore di lavoro, perché allora 9-10 ore, dopo venivo su qua nel mio studio, e lì fino a mezzanotte lavoravo come pittore, fino a che è arrivato a un certo punto mi sono detto, c'ho il mercante tedesco che mi dà tutti i mesi, mi vende dei quadri, c'ho il svedese, cioè qualche galleria ce l'ho, e allora lì sei partito. Il posto più, diciamo così, più rinomato, quello che tu ritieni il più famoso dove hai esposto? Penso che sia il Guelfi, Giorgio Guelfi di Verona, perché lui aveva la galleria a Verona, l'aveva a Montecatini, quindi ho fatto la mostra a Verona, fatta a Montecatini, e lui è un nome, adesso è morto l'anno scorso, ma però lui era un nome, cioè 50 anni che aveva la galleria. Il tuo futuro? Come lo vedi come artista? Ma io, a me piace, nel senso, cerco sempre di trovare delle cose nuove per andare avanti e stupire quelli che vedono un mio quadro, pensando come ero prima e come sono arrivato adesso. Cerco sempre di andare avanti nel mio lavoro, perché fino a che mi diverto vado avanti. Sai, quando mi hai detto, quando ho visto, quella è un'opinione mia però, quando ho visto la tua mostra a Bergamo e ho visto alcune cose tipo da Sansone d'Alida, tipo, quello me li ricordo i nomi di alcuni quadri, La distruzione del tempio di quando che avevamo visto che trovato le colonne sembravano proprio che si piegavano per distruggere, vabbè. Mi era venuto in mente che tu con quella tecnica lì potresti fare anche le 12 tele della Divina Commedia. Ringraziamo Mauro, è stato un piacere conoscere. E tanti che parlano d'arte così, dicendo certe cose, dovrebbero prima pensare, poi bere un bicchiere d'acqua e così gli passa la voglia di parlare. Saluti a tutti, ci vediamo alla prossima con un altro personaggio delle nostre zone che merita di essere conosciuto. Oggi abbiamo conosciuto un artista, prossimamente non so. Grazie mille.